Ciao Gentaccia, bentornata su Hearts of Iron 4. Continuiamo la nostra campagna con l'Italia. Siamo nel febbraio del 39, alla fine di febbraio del 39, la tensione mondiale è piuttosto alta, direi. Infatti le varie potenze democratiche hanno cominciato a garantire per gli stati, per le nazioni inferiori, garantire l'indipendenza, intendo. Infatti, non appena abbiamo giustificato una motivazione per entrare in guerra contro la Romania, la Romania è stata garantita da Inghilterra e Francia. Dubito quindi che potremo accedere a nuovi territori, a riuscire a espanderci prima, finché non entriamo completamente in guerra con le potenze principali del mondo. Dobbiamo quindi a questo punto limitarci a preparare le nostre forze e a farci trovare preparati. Direi che in Etiopia ci siamo abbastanza, manca l'ultima mandata di truppe coloniali. La seconda invece la manderò probabilmente sul fronte algerino e tunisino, con la Francia, al confine con la Francia. Che altro volevo fare? Volevo disfare i nostri stormi aerei e riposizionarli in Piemonte, però con delle quantità fissate in modo che non vadano tutte lì. Vorrei prima di tutto dei caccia in modo da proteggere i nostri alpini. Qui abbiamo dei caccia molto vecchi. Voglio quantità massima, un 250, troppo. 250, ok. Non mi fa vedere i dettagli. Poco male. Però così. Non so come si fa. Non ho ancora ben chiaro. Fighter, adesso dice soltanto fighter. Vediamo se riusciamo. No, non riusciamo. No, non riesco a dargli una quantità definita. Vabbè, ci mettiamo quelli vecchi e basta allora. Tutti i nostri aerei a metà fra la prima e la seconda guerra mondiale li terremo per adesso in Piemonte. Allora, qui mi dice no template perché non abbiamo messo i nostri carri medi in produzione in nessun tipo di divisione, ma lo faremo a breve. Sostituiremo i vecchi carri leggeri con quelli medi. Voglio togliere il ciclo notte e giorno perché potrebbe dare noia ad alcuni spettatori. Ah, loro dovevano andare in Africa ad unirsi alle truppe al confine con l'Egitto. Abbiamo pochi soldati da poter reclutare, le nostre riserve di reclute sono bassine. Dovremo prima o poi modificare la legge sulla coscrizione, dovremo mettere quella estensiva, che ha però un malus sulla velocità di addestramento delle truppe. Quindi cercheremo di rimandare il più possibile, ma prima o poi saremo sicuramente costretti a farlo. Assegniamoli alla linea di frontiera. Qui nel frattempo sono state schierate le altre nostre truppe coloniali. E aggiungerei un'ultima mandata di truppe coloniali, che appunto metteremo qui al confine occidentale,
della Libia. Dovremmo anche iniziare a creare un altro esercito come si deve. Questo è il nostro unico esercito semidecente e non è neanche niente di così eccezionale. Insomma, le nostre divisioni di fanteria non sono malaccio, ma non potranno averla meglio contro divisioni ben più corazzate delle altre potenze. Produzione di carri medi va veramente a rilento, dovremmo cercare di aumentarla il più possibile. Vediamo cosa possiamo sacrificare almeno temporaneamente. Intanto abbiamo finito di ricercare l'artiglieria migliorata, quindi mano a mano che produrremo i nuovi modelli di artiglieria andranno a sostituirsi a quelli che già abbiamo nelle nostre divisioni, ovvero questi e questi, che miglioreranno tantissimo le nostre capacità di combattimento, almeno contro le divisioni di fanteria. Ok, questo è già, lo stiamo già ricercando, vediamo. I radar per adesso non ci interessano, abbiamo priorità ben superiori, direi questa, è molto importante. Stiamo continuando a costruire le nostre infrastrutture in Libia. Avremo bisogno di molte più fabbriche, forse dovrei dare la priorità a quello. Allora, dicevo, vediamo cosa possiamo sacrificare per quanto riguarda la produzione. Direi sicuramente, almeno per il momento, i nostri equipaggiamenti di fanteria, che abbassiamo drasticamente e cerchiamo di aumentare la produzione di carri. Motorizzati continueranno a servirci. Ok, proviamo così. Allora ci manca il petrolio, che prenderei dall'Unione Sovietica, e il tungsteno, che continuiamo a prendere dal Portogallo. Abbiamo un'economia veramente disastrosa. Ok, patto con la Germania, sì. Non manca molto. È un patto che facciamo con la Germania per aiutarci a vicenda nella ricerca di mezzi di combattimento e tattiche di terra. Ok. Direi che siamo messi benino, almeno in Etiopia, Eritrea e Somalia. Sono invece abbastanza preoccupato per quanto riguarda il fronte egiziano. Dovremmo chiaramente puntare subito su Alessandria. Infatti, vedete che queste aree sono rosse poiché il nostro generale stima che non abbiamo sufficienti truppe per coprire tutta la linea di frontiera. In effetti non ha tutti i torti. Dovremo sicuramente rinforzare questa armata. Nove divisioni di fanteria, di qua ce ne sono 20.
Abbiamo finito il nostro patto con la Germania. Ok, dobbiamo aspettare che la Germania conquisti la Francia per poter richiedere la Francia di Vichy. Non voglio fare amicizia con la Romania, assolutamente. Anzi, vorrei poterla invadere non appena scoppia la guerra. Potrebbe essere una buona idea fortificare il nostro fronte francese. Andiamo per miglioramenti per quanto riguarda la guerra di terra. Perfetto, hanno accettato. Non era detto che accettassero, era un evento a probabilità, suppongo. Vediamo come procede adesso la produzione di carri, molto a rilento, ancora ne abbiamo prodotti soltanto 32, che corrispondono, se non erro, a un battaglione, un reggimento, non lo so, una compagnia. Insomma, uno slot di un nostro template, ovvero uno di questi, soltanto uno di questi. Il problema è che anche se avessi ulteriori fabbriche militari non avrei le risorse per supportarne la produzione. Dovrei avere molte più fabbriche civili in modo da poter comprare le risorse all'estero. E un altro dei problemi è che una volta scoppiata la guerra anche i partner commerciali andranno diminuendo drasticamente. Solo i neutrali o gli alleati continueranno a venderci materie, ovviamente. La nostra riserva di recluse è veramente bassissima. Allora, cos'altro potremmo ricercare? Qualche tattica aerea potrebbe farci comodo. Anche qualcosa navale. Dobbiamo prendere il controllo del Mediterraneo più velocemente possibile. Questo potrebbe farci molto comodo, le compagnie di ingegneri ci aiutano a fortificare le nostre postazioni, a avere un bonus di trinceramento. Noi le abbiamo già su, credo, tutte le nostre divisioni. Sì, sia su quelle meccanizzate, corazzate, sia su quelle di fanteria. Ok, abbiamo sufficienti punti per modificare il nostro governo. Vediamo. Forse dovremmo iniziare a modificare le nostre leggi. Difesa, velocità delle divisioni e morale. Sono veramente scarsi questi bonus. Veramente pessimi. Andiamo per la velocità di... Ok, Germania e Russia e Unione Sovietica hanno firmato il patto Molotov von Ribbentrop. Ovvero, per chi non si ricordasse, era il patto con la quale Germania e Russia decidevano di non farsi guerra e di dividersi la Polonia una volta conquistata. Credo ci rientrassero anche i vari stati baltici. Lituania, Estonia,
che passavano direttamente sotto il controllo della Russia. Questi dobbiamo unirli alla nostra flotta principale, quindi deselezioniamo i sottomarini e uniamo. Che non manca molto alle nostre ultime truppe, le nostre ultime divisioni coloniali. Industrie disperse, ottimo. Penso che questo ci farà molto comodo perché probabilmente verremo bombardati prima o poi durante la partita e questo ci aumenta la velocità con cui ripariamo le nostre fabbriche. Senza di esse la nostra economia collasserebbe. Che possiamo far scorrere un po' più veloce il tempo, visto che dobbiamo soltanto attendere per il momento. Abbiamo dei bonus di ricerca sulle artiglierie. E anche questo ci farebbe comodo, perché dopo le compagnie di ingegneri vorrei appunto ricercare quelle di ricognitori. Abbiamo un grosso deficit in artiglieria anticarro. Vorremmo aumentarlo, ma queste probabilmente sono quelle che stanno andando nelle nostre nuove divisioni. Ok, sono arrivate. Sono pronte le nostre truppe coloniali che mandiamo subito al fronte. Equipaggiamenti di fanteria 2. Caduto a Manila. Nelle Filippine. Addirittura. Il Giappone è riuscito a conquistare la capitale delle Filippine. In compenso sta perdendo la guerra con la Cina. Io non so perché in questa partita il Giappone abbia fatto il kamikaze letteralmente così presto. Dichiarato guerra agli Stati Uniti per conquistare le Filippine. Non penso sia stata una grossa idea, almeno così presto nella partita. Potremmo migliorare anche i nostri alpini, tanto visto che ne abbiamo diversi. Ok. Ah già, devo togliere la produzione dei vecchi equipaggiamenti di fanteria e aggiornarli con quelli nuovi. Ne abbiamo bisogno di una quantità veramente eccessiva, ci vorrà tantissimo prima che le nostre truppe dispongano dei nuovi equipaggiamenti. Ci manca un po' di acciaio, compriamo dai nostri alleati. Direi di costruire un altro paio di fabbriche civili. Dopodiché puntare tutto su quelle militari. Quelle militari sono anche più veloci da produrre, in realtà, da costruire. Solo che hanno bisogno di un'economia civile dietro che le sostenga, ovviamente. Qui ci serve un generale, abbiamo soltanto il nostro Ubaldo. Dovremmo prima o poi con reclutare nuovi generali, che suppongo non saranno un granché. No, troppo. Questa linea di difesa è un po' eccessiva. È davvero necessario coprire anche quest'area. Ok,
Abbiamo. Ecco, è iniziata la seconda guerra mondiale. La Germania ha dichiarato guerra alla Polonia. Adesso è un casino. Cercheremo di rimanere neutrali ancora per un po' per finire di prepararci. Penso che aspetterò almeno che cada la Francia. O forse no. Vediamo. Vediamo se c'è qualcosa di veramente importante da fare velocemente per accelerare i tempi. Supporto di terra. No. Forse c'è qualcosa di più importante. Questo potrebbe esserci utile, ma ci vuole quasi un anno per ricercarla. Utilizziamo il nostro bonus alla ricerca e miglioriamo le nostre artiglierie. Ok, la Germania è in guerra con gli alleati, appunto. Canada, Australia, Polonia, Francia e Inghilterra. Dovrebbe avere vita facile nel conquistare la Polonia. Ha una valanga di unità, veramente. No, è un po' presto. Penso che passerò per il momento. Spero non ci dia delle conseguenze il rifiutare la chiamata alle armi. No, sembrerebbe di no. Quindi possiamo tergiversare e procrastinare il più possibile. Forse entrerò in guerra con la Francia, non lo so. Ho un po' paura perché, per quanto i francesi non siano, si presentino alla guerra veramente impreparati, è comunque un grosso rischio. Mi piacerebbe però davvero conquistare la Romania. Questo sì. Prima che la Romania si unisca ad altre fazioni e non sia più facilmente conquistabile. Incluso la nostra, la Romania potrebbe diventare parte dell'asse. In quel punto non avremo più accesso ai suoi pozzi petroliferi. Aspettiamo il bonus prima di ricercare le compagnie di ricognitori. Credo che avremo bisogno della polizia militare anche prima o poi. Quindi direi di cominciare a ricercarla quantomeno. La polizia serve per tenere sotto controllo, cercare di tenere sotto controllo le rivolte delle nazioni occupate. Per occupate si intende che la guerra che stiamo combattendo non è finita, nel senso se io adesso dichiarassi guerra alla Romania, la Romania per difendersi verrebbe inglobata negli alleati, quindi io potrei occupare tutta la Romania ma non avrei conquistato, non avrei annesso la Romania. Per annettere la Romania dobbiamo concludere la guerra e quindi far capitolare gli Stati Uniti e le maggiori potenze degli alleati. Quindi fin tanto che non sarà terminata la guerra, la Romania sarà in piena ribellione con partigiani e ribelli vari che ci saboteranno. È veramente difficile controllare i territori occupati. Per adesso direi di concludere qui l'episodio. La seconda guerra mondiale è ufficialmente iniziata, il Giappone ha fatto delle scelte molto discutibili e ha perso la guerra con la Cina. Fortunatamente il Giappone non fa parte dell'asse, quindi non so se è una fortuna o una sfortuna, anche perché la Cina a quanto pare ha creato la sua fazione. Fosse stata parte dell'asse sarebbe stata un alleato sicuramente migliore del Giappone a questo punto. Ma ogni partita ha il suo corso e questa ha voluto il Giappone perdente, almeno per il momento. Spero che si riprenda, ma la situazione è piuttosto drammatica, considerando che è già in guerra con gli Stati Uniti.
Il fatto stesso che sia in guerra con gli Stati Uniti ci dà un grosso svantaggio, perché gli Stati Uniti iniziano a mettere in moto la loro macchina di guerra soltanto quando sono in guerra con una delle potenze storiche, quindi Russia, Germania, Italia, Giappone, appunto, o eventualmente gli alleati. Quindi in teoria già nel 1939 gli Stati Uniti sono a piena potenza e questo è un problemino. Bene, terminiamo qui l'episodio. Vi aspetto nel prossimo. Ciao ragazzi.